benvenuti alla degustazione di questo mese. Sono qui con i nostri fantastici sommelier Christian Ciao. E Filippo. Ciao. E questo mese vi presentiamo una fantastica bollicina. Ok, oggi per voi abbiamo scelto la principessa dell'azienda Luretta. Luretta è un'azienda molto grande, oltre a Papavese, siamo in provincia di Piacenza, e Castello di Monmegliano, proprio il posto preciso. E il titolare Felice è un grandissimo appassionato di bollicine francesi e quindi produce anche con le conoscenze di base degli ottimi vini, e principessa ne è proprio bene. L'esempio, diciamo. Beh, questo è intanto metodo classico, 12 gradi e mezzo. Esatto. Passiamo alla nostra degustazione, Ste. Dovete insegnarmi qualcosa. Allora, guardandolo abbiamo un colore giallo verdolino, si vede che è un vino davvero nuovo, una bolla meravigliosamente fine, esatto. Che ricordiamo che è un'ottima caratteristica da tenere in considerazione, è anche numerosa e persistente. Quindi 24 mesi sui lievi, quindi un paio di anni, che già per una bollicina di entrata, come vedremo che è la principessa, è già un ottimo numero di mesi. Beh, direi anche colore davvero brillante, vino abbastanza consistente. Tutto Chardonnay, 100% lo fa, quindi sicuramente ottimo. Beh, fini la frutta, ancora fa la padrona. Sì. Cosa dici? Il profumo è inebriante dal mio punto di vista. La buona la fa la padrona. Allora, qui aver sentito che ci sono tantissimi fiori. Sì. E i fiori bianchi, anche della frutta. Dicevi prima un po' di difficoltà, io sentivo un po' più la banana. Invece, io sento anche della mela verde, aperto da pochi minuti all'inizio. Matura la frutta. Ah, sì, matura. Ok. E addirittura, se attendete un attimo, proprio adesso inizia a sentire che esce fuori anche un po' di miele. Esatto. Sì. Proviamo a sentirlo anche in bocca, se abbiamo le stesse sensazioni. Sicuramente. Splendido. Sì. Secco, ecco, bella freschezza, bellissima acidità, questa piacevolezza che si sente in bocca, fa salivare, questa si chiama freschezza, la sua acidità, la vita del vino, è effettivamente nuovo, nuovissimo. E ritorna, che dire, il profumo. Ritorna il profumo tantissimo, infatti anche qui il fiore della frutta, abbiamo qui in bocca, il famoso corrispondente tra il naso e la bocca, sì. E questo vino proprio non sia. Diciamo che principessa per una sera, in compagnia del proprio principe o della propria principessa, può essere un buon inizio di cena. Così assolutamente. Un po' come fresco, 6-8 sì, gradi. Sì, sì. Da abbinare magari a crostacei, pesce crudo soprattutto, sì. Ma anche fino magari a una seppia gratinata, quindi anche un cibo che abbia un po' di struttura. Qualche pollo, aggiungerei anche un primino. Mi avrei voglia, questo vino me lo ispira, un tagliolino bianco al pesce. Meraviglia. È fatto proprio come si deve, molto scurito. Complimenti. E direi anche che magari la nostra amica della cucina dei curiosi, sì, ci suggerirà un altro abbinamento del sicuro effetto. Perfetto, il nostro complimenti blog, a la principessa e a complimenti, amici di Medinvino. Principessa a tutti. Sin. Ciao.